accusato di aver trovato il fucile che ha adoperato sulla tavola nella stanza del marito e che dopo il marito l'aveva minacciata di sparargli con quel fucile, lei, credendo che il fucile fosse scarico, ha preso il fucile in mano ed è partito un colpo. Ha deciso di rompere il silenzio e di parlare di quel tragico pomeriggio Paola Marzenta, la 58enne che con un colpo di fucile al petto il 18 ottobre scorso uccise il marito Dino Gori a Campolungo di Lonnano a Prato Vecchio. L'accusa per la donna è di omicidio volontario. La 58enne si trova in carcere a Firenze dalla sera del delitto, quando si costituì. E proprio all'interno della casa circondariale di Sollicciano venerdì mattina si è recato il PM Andrea Claudiani per ascoltare la donna. Ha detto che era stata picchiata in quell'occasione, come aveva sempre detto fin dall'inizio, e di essere stata picchiata molte altre volte in tutta la sua vita. Ecco, quando si è resa conto della drammaticità di quello che era successo quel pomeriggio? Immediatamente dopo lo sparo, subito dopo, sconvolta, impaurita, ha tentato di aprire il fucile, ci è riuscita, ha tentato di metterci una cartuccia per spararsi, perché voleva suicidarsi, ha riferito, ma non è stata capace di caricarlo. Ecco, ha spiegato il perché di quel gesto? Ha detto che lei era arrabbiata con il marito, che non lo voleva assolutamente uccidere, voleva semplicemente fargli paura nella convinzione che il fucile fosse scarico, non lo voleva assolutamente uccidere, ci ha riferito. Qual è il suo stato d'animo oggi? Stamani è stata un interrogatorio, insomma, emotivamente forte, ecco, si è commossa più volte, si è dovuta fermare più volte ed ha interrotto il racconto, chiaramente non sta bene.